Ciao a tutti e bentornati sul canale da FAO Studios. Oggi andremo a vedere che tipi di macchine fotografiche a rullino esistono, i tipi di rullino e quanto costa fotografare in analogico. Prima di tutto ringraziamo perché questo è il primo video che ci avete chiesto nei commenti e partiamo subito con ringraziare anche lo sponsor di oggi che è il caffè, così io mi do una svegliata e poi possiamo partire. Per prima cosa andiamo a vedere questa macchina fotografica qua, che è una macchina vecchia e quindi ha zero automatismi, è tutta meccanica e manuale. Quindi, per scattare con questa, dobbiamo scegliere innanzitutto il rullino, di cui parleremo dopo. Dobbiamo scegliere in base alla scena e alla quantità di luce i tempi di scatto, l'apertura del diaframma e la messa a fuoco. Quindi, per chi deve cominciare, questa macchina risulta molto complicata. Per scegliere l'esposizione, generalmente si utilizza un esposimetro manuale, che è questo aggeggino qua, che capta la luce da qua, e dopodiché con una lancetta girando le ghiere vi fa capire che tipo di esposizione usare. Se no, esistono delle applicazioni anche per il telefono dove voi inserite l'apertura del diaframma, ad esempio, che volete usare, e lui vi dà in automatico il tempo di scatto. Il secondo tipo di macchina che andiamo a vedere è questo qui, che è completamente automatica. Infatti si inseriscono le pile e dopodiché si inserisce il rullino e gestisce tutto lei in base alla scena, alla luce, eccetera. Quindi per chi deve cominciare è veramente comoda e pesa poco, è piccola e compatta, non deve stare dietro a capire i tempi, i diaframmi, l'esposizione, eccetera. Ha risolto. L'ultima macchina che andiamo a vedere invece è una reflex con rullino. Quindi è completamente automatica o completamente manuale, a seconda di quello che vogliamo noi. Possiamo intercambiare le lenti, quindi questa è una super comunità in più, infatti noi possiamo togliere e mettere una qualsiasi altra lente della Nikon, che tanto sono compatibili. Quindi questa macchina la consiglio a chi invece è un po' più esperto, comunque sa già usare bene una macchina digitale normale, una reflex piuttosto che una mirrorless, perché qui veramente può spaziare e essere più creativo possibile, eccetera, mettendo più lenti e decidendo l'impostazione, insomma, in base alla scena e a quello che gli piace di più. Andiamo a vedere però quanto costano. Allora, ci troviamo su subito.it perché è il posto più comodo per cercare roba usata. Di fotografia c'è un sacco di cose. Macchine fotografiche, rullino. Bene, scorriamo. E quello che ci salta all'occhio è che variano dai 15 ai 75 euro, indipendentemente dalle tre tipologie che abbiamo visto. Poi vabbè, ci sono quelle super tenute in maniera maniacale che magari vengono di più. Però in linea di massima hanno questi prezzi qua. Passiamo ai rullini. Allora, qui abbiamo diversi rullini. Partiamo da quello a colori. Ne abbiamo un Kodak qua. Ed è il rullino più comodo e utile per chi deve cominciare. Difatti, sì, c'ha 36 pose, quindi posso fare 36 fotografie. Esiste anche la versione da 24, voi optate per quella 36 perché ha più scatti. E fa le foto, insomma, è il più comune, quello che si trova di più in giro. Inoltre, abbiamo anche due rullini bianco e nero, che sono diversi perché hanno una sensibilità differente. Difatti abbiamo questo che ha 125 ASA, che possiamo definire gli ISO della macchina fotografica digitale, e questo che invece ne ha 400, se non sbaglio. Sì, esatto. Quindi a seconda se noi abbiamo intenzione di andare a fare delle foto, ad esempio dei ritratti con tanta luce, piuttosto che magari cose un po' più al tramonto, quindi c'è meno luce, scegliamo se
utilizzare un rullino per una cosa o per l'altra. Scegliamo il rullino da inserire nella macchina fotografica. Se vi interessa di più riguardo ai rullini, possiamo fare un video apposito in cui li proviamo e vediamo insomma le differenze tra uno e l'altro. In caso ce lo fate sapere nei commenti. Ma cerchiamo di capire quanto costano queste cosine qua. Allora, diciamo che l'anno scorso, 2 anni fa, insomma, pre-pandemia, questo Kodak qui riuscivi a comprarne 10 e ti venivano 5 euro, 4,50 euro a rullino. Se invece adesso aprite Amazon e andate a controllare, 10 rullini ti vengono 100 euro, quindi sono raddoppiati i prezzi. Gli Ilford, quindi questi rullini in bianco e nero, sono rimasti intorno agli 8 euro, 7,50 prima e anche adesso, quindi il prezzo è rimasto più o meno stabile. Quindi fate i vostri conti anche in base allo sviluppo. Difatti, di solito i rullini noi li portiamo a sviluppare in un negozio e costa meno svilupparli in bianco e nero rispetto a colori, anche se di per sé non cambia molto. Diciamo che sono, se non sbaglio, 4,50 euro sviluppare un rullino a bianco e nero e 5,40 euro, 6,40 euro invece quello a colori. E a colori c'è, cioè, il prezzo uguale che voi abbiate 36 pose o ne abbiate 24. Tra l'altro a colori vi fanno direttamente loro l'acquisizione dell'immagine, dopodiché con il rullino sviluppato, mentre in bianco e nero dovete farvela voi. Infatti, se vi interessa, noi possiamo organizzare, ci facciamo un video riguardo nell'acquisizione delle pellicole e dopo la post-produzione in Lightroom. Altra cosa carina riguardante i rullini in bianco e nero è che si possono utilizzare dei filtri colorati che risaltano determinate cose. Se vi può incuriosire, possiamo appunto fare nel video in cui parleremo dei rullini, possiamo fare anche una digressione riguardante i filtri. Allora, un consiglio che mi sento di darvi è quello di conservare i vostri rullini in frigorifero, perché il freddo li fa conservare meglio e più a lungo. Quindi mettete via quando il rullino l'avete finito e tirate fuori il rullino pronto. Bene, per il video di oggi è tutto. Se avete dei dubbi o delle perplessità, scrivetecelo pure nei commenti. E ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video dove vedremo degli effetti super fighi in After Effects. Mi piaceva. Cringe. 1 giro completo ce l'abbiamo.